Dunque, mancano pochi giorni all'11 marzo 2021 e sarà passato un anno dall'11 marzo 2020, cioè dall'inizio di tutta questa situazione che c'è in Italia. E faccio questo video poco prima perché sicuramente tutti i telegiornali, tutte le trasmissioni televisive, la De Filippi, la D'Urso, tutti, e più ne metta, cominceranno a fare una retorica di Stato buonista, tesa a giustificare tutti i decretini fatti da Rocco Casalino Conte e adesso proseguiti da Draghi, quello che dice che ci sono 2 milioni di italiani in terapia intensiva, cioè questo, quanto ha detto, 2 miliardi di italiani in terapia intensiva. Questo era il capo della BCE, sto vecchio di Draghi, che sembra cazzo, un altro ipocondriaco come Burioni, come Galli, quello dell'ospedale Sacco. Faccio questo video per due motivi. Uno, per chiarire un po' per chiarire chi sono i veri negazionisti e come è andato questo anno e perché è andato così e perché non ce lo dicono, a causa soprattutto dei giornalisti che, pur di fare sensazionalismo, hanno creato questa infopandemia, a causa anche del ritardo cognitivo, e per fare vedere l'uscita di questo libro, in particolare. La cui prefazione è molto particolare. Il libro è scritto dal giudice Giorgiani e dal medico Pasquale Bacco, giudice Angelo Giorgiani, ma la prefazione è fatta dal PM, dal pubblico ministero più famoso d'Italia, da 30, più di 30 anni sotto scorta, il pubblico ministero condannato a morte da tutte le mafie, l'unico in Italia che combatte il traffico internazionale di cocaina in Italia. A proposito, cioè, oltre a far pippare l'anidride carbonica ai vostri figli, lo Stato gli fa pippare anche la cocaina, perché nel 2021, addirittura anche con il lockdown, quindi una situazione molto facile da gestire per combattere il traffico di eroina e di cocaina, la polizia non ha ancora estinto il traffico di cocaina in Italia. Cioè, quindi, certificando che la polizia è totalmente incapace, come se non si sapesse come cazzo arriva la cocaina in Italia. Quindi vi leggerò la prefazione del pubblico ministero Nicola Gratteri al libro Stragi di Stato, e volevo sottolineare questo passaggio. La polizia è talmente incapace in Italia che non è riuscita a approfittare del lockdown per estinguere totalmente il traffico di cocaina. Cioè, non è che non esiste più il traffico di cocaina perché è morto Pablo Escobar, perché il cartello di Cali è stato sconfitto. No. Continua a esistere il traffico di cocaina. I vostri figli pippano cocaina. Voi non avete idea di quanti ragazzi pippano cocaina in Italia. I vostri cazzo di figli pippano cocaina. E adesso pippano anche anidride carbonica. Procedo a leggere. E poi diremo anche chi sono i veri negazionisti, quelli che negano che il virus sia in circolo dall'estate del 2019. Il virus, come certificato dalle università italiane e dall'Istituto dei Tumori di Milano, è in circolo dal 2019, dall'estate del 2019, in maniera massiccia, in maniera ultra massiccia dall'ottobre 2019, dopo i campionati militari di Wuhan, in cui i militari di tutto il mondo hanno fatto questi campionati. In Italia in particolare sono rientrati i militari, gli atleti militari delle forze armate. Quindi le forze armate hanno introdotto massicciamente il Covid, il SARS-CoV-2, l'influenza SARS-CoV-2 in Italia. Al rientro da Wuhan, dalla famosa Wuhan, no? Dove è nata la pandemia, che o è nata in due modi, o è nata per zoonosi, quindi è nata per colpa di chi mangia carne, perché se mangi carne ci sono gli allevamenti, se ci sono gli allevamenti c'è la zoonosi. Quasi tutte le malattie nel mondo nascono da zoonosi, cioè dall'esistenza di allevamenti. O è nata perché se la sono inventata lì i francesi che gestiscono insieme ai cinesi il laboratorio di Wuhan, e gli è poi scappata? Perché tanto, beh, il ritardo cognitivo è a tutti i livelli, no? Non è solo dei giornalisti o dei medici o di chi che sia. Vabbè, veniamo alla prefazione del libro Strage di Stato, scritto dal giudice Angelo Giorgiani e dal medico Pasquale Bacco, prefazione di Nicola Gratteri, l'unico in Italia che combatte, che cerca di evitare che i vostri figli pippino cocaina oltre all'anidride carbonica. Questo libro inchiesta, scrive Gratteri,
Giunge in un momento particolarmente delicato che vede l'emergenza sanitaria cedere il passo a una crisi sociale ed economica. Il sistema paese, minato dalla tempesta in corso, rischia di lasciare al crimine organizzato nuovi spazi di manovra, nei quali nessuna azione di contrasto sarà possibile, senza una chiara comprensione della vicenda Covid-19. Non è poco, eh? Le avvisaglie non sono mancate. Più di 40.000 aziende hanno già cambiato proprietà e molti broker, tra virgolette, hanno cominciato a offrire garanzie bancarie a imprenditori in difficoltà. In un articolo pubblicato su Corriere, scritto insieme al prof. Nicaso, avevo invitato a tenere alta la guardia, evitando che le solite cricche politico-imprenditoriali potessero mettere le mani sui fondi della ricostruzione. Continua Gratteri. Oggi più che mai occorre un cambio di passo radicale. Mentre le tavole rotonde, le commissioni e le sottocommissioni si susseguono, le mafie avanzano. I fondi di cui dispongono e la presenza capillare sul territorio nazionale le rendono estremamente efficienti. Da quando le entrate sono state arricchite dal contrabbando di tabacchi, poi dai sequestri di persona, dal traffico internazionale di stupefacenti, i clan com hanno cominciato a reinvestirne i proventi nel circuito economico-finanziario. Inizialmente lo hanno fatto in modo artigianale, ricorrendo ai prestanome. Oggi si affidano agli specialisti dell'economia canaglia. Leggi Goldman Sachs, Draghi, Monti, Prodi, tutti quelli legati alla Goldman Sachs. Dopo diremo bene chi è la Goldman Sachs, quelli che si definiscono i veri banchieri zio, altro che i dilettanti del Banco Ambrosiano, Calvi, le mafie, la P2. Dopo vediamo bene chi è la Goldman Sachs. Dunque, dice Gratteri, oggi si affidano gli specialisti dell'economia canaglia, riciclando il denaro in mille modi, dalla falsa fatturazione agli investimenti finanziari. Sempre più spesso si affidano ai professionisti che offrono servizi in cambio di denaro e di altre utilità. Lo fanno perché sono liberi da qualunque burocrazia, sono pensiero-azione e quindi arrivano prima dello Stato. Hanno montagne di soldi in contanti e spesso fanno fatica a contarli. Ricordate come Escobar, no? Che manco si ricordava dove aveva seppellito tutti i soldi. Nell'era del Covid-19, purtroppo, il fenomeno si è intensificato e accelerato. L'Italia e tanti altri paesi del mondo rischiano di trasformarsi in un outlet alla vigilia dei saldi, nel quale la criminalità mafiosa può permettersi di comprare qualunque attività commerciale o produttiva. L'ombra delle mafie comunque non si proietta solamente nella campagna acquisti delle imprese in svendita, ambisce alle risorse allocate per l'emergenza dallo Stato e dall'Europa, dove c'è denaro e potere, prospera il crimine organizzato. Ma attenti! Non è solo un problema italiano, non è più possibile considerare le mafie un fenomeno socialmente e spazialmente concentrato. Nelle ultime settimane molti osservatori esperti, uomini delle istituzioni, partecipando a decine di dibattiti, hanno evidenziato come le organizzazioni mafiose siano pronte a estendere la propria influenza al recovery fund, al mercato redditizio dei falsi tamponi, dei falsi medicinali, dei falsi vaccini anti-Covid e dei falsi. E io aggiungo dei falsi presidenti della BCE, no? Quello che dice che 2 miliardi di italiani sono in terapia intensiva? Cioè quello che confonde 2.000 con 2 milioni? Questo è la capo della BCE? Questo è, che cazzo è? Un vecchio rincoglionito? Come cazzo fa questo? Si chiama Draghi? Nato e cresciuto in Goldman Sachs? 7 volte al Bilderberg? Andiamo bene, messo bene. Continua Gratteri. Ho più volte sottolineato l'urgenza del fare, ne sono ancora più convinto alla luce dei tanti contrattempi che rischiano di favorire le mafie, come è sempre successo con le pandemie, le calamità del passato che hanno finito per creare una sorta di economia di politica della catastrofe. La ricostruzione è sempre stata molto più appetibile della prevenzione. Non so se il ministro senza speranza capisce cos'è la prevenzione, no? Questo si mangerà fritto dalla mattina alla sera, cioè fra poco finisce in terapia intensiva pure. Questo qua che c'ha una faccia molto intelligente, ricorda l'ex ministro di Grazia e Giustizia Bonafede, no? Che come farà Grillo adesso a seguire il processo del figlio? Ma pluriomicida stradale Grillo, garante de quegli altri. Dunque, la ricostruzione è sempre stata molto più appetibile della prevenzione, garantisce infatti molti più margini di lucro. La ricostruzione garantisce molti più margini di lucro della prevenzione.
Il rischio dell'impasse e dei ritardi è quello di dover arrancare nel singhiozzo delle indagini, cercando di contrastare un'attività criminale alla quale non si deve fornire l'occasione di manifestarsi. Questa è la battaglia in cui strage di Stato, cioè l'attuale libro di cui le sto leggendo la prefazione, può diventare un'arma efficace di conoscenza, un libro inchiesta che ricostruisce la successione degli eventi, la fonte dei provvedimenti, le correlazioni talvolta insospettabili tra fatti e antefatti, sollevando angosciosi interrogativi degni di approfondimento nelle sedi competenti. Questo dice il PM più famoso d'Italia. Sulla gestione dell'emergenza pandemica. Nell'attenta esegesi del libro affiora un mosaico in cui ogni tassello trova la propria collocazione. Il collega magistrato Angelo Giorgianni e il medico Pasquale Bacco affrontano i vari temi di questa pandemia, le tante contraddizioni, le molte incongruenze, ma anche la mancanza di gestione territoriale dell'emergenza e tanti altri aspetti non meno importanti. Analizzano anche le conseguenze e le ricadute della pandemia sulla popolazione, mettendo in evidenza l'aumento significativo del consumo di alcol. Pare 50.000 morti l'anno per alcol, no? Che è poco? È poco. 50.000 morti l'anno è poco? Non è poco. È più o meno il numero di morti in più fatti quest'anno. Peccato però che nell'inverno 2014-2015 i morti in più sono stati gli stessi, ma avete visto il lockdown? C'erano giornalisti, giornalai che si stracciavano le vesti? No. Continuiamo. Allora, qui Gratteri dice che c'è stato un aumento significativo del consumo di alcol, droghe. Droghe? I vostri figli pippano cocaina perché lo Stato glielo permette, perché la polizia è incapace, incompetente, rincoglionita? Non ancora nel 2021? Non ha ancora estinto il traffico di cocaina? È lo Stato che concede agli spacciatori di far pippare cocaina ai vostri figli? È lo Stato? Non solo. E far pippare cocaina, fumo a voi? 90.000 morti l'anno di fumo? Dove li mettiamo? Sono più morti dell'influenza SARS-CoV-2, che dopo diremo perché sono morti. Quindi dice Gratteri, l'aumento significativo del consumo di alcol, droghe e psicofarmaci. E psicofarmaci. A causa del ritardo cognitivo dei giornalisti che per fare una visualizzazione in più hanno creato questa infopandemia. Dice Gratteri, le criticità che emergono nella gestione pandemica sono state inserite in un quadro di plausibilità, capitolo dopo capitolo, come mettono in evidenza i due autori, due punti, virgolette. Si viene così a delineare un possibile disegno in grado di riallineare ciò che solo apparentemente si profila come un'inspiegabile serie di errori ripetuti, che sono costati la vita a innumerevoli persone, non solo in Italia ma nel mondo intero. Chiuse virgolette. Continua Gratteri. Questo libro conferma l'urgenza del fare. Secondo Giorgianni e Bacco, se non si porrà mano in fretta e con determinazione alle tante emergenze, due punti, aperte virgolette, il prezzo sarà ancora più alto di quello già pagato. Chiuse virgolette. Chiude Gratteri. Il primo passo da cui nessuno è esentato è comunque la ricerca della verità. Quindi escludiamo tutti i giornalisti d'Italia. Il primo passo da cui nessuno è esentato è comunque la ricerca della verità. Solo così si potrà trasformare il punto di non ritorno, cui ci ha condotto l'emergenza Covid, in un'occasione di rinascita. Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica, 30 anni sotto scorta, condannato da tutte le mafie, l'unico che combatte il traffico di cocaina con cui lo Stato ammazza i vostri figli. Dicevamo il PM Gratteri doveva essere nominato Ministro della Giustizia nel 2014, peccato, e sarebbe stato un bel colpo, peccato che si oppose l'allora presidente Napolitano, emerito presidente, dimostrando così da che parte sta il presidente Napolitano. A proposito di presidenti e di Draghi, no? Draghi è quello che dice che 2 miliardi di italiani stanno in terapia intensiva, confonde i tre zeri, no? Per lui 2.000, 2 milioni, 2 miliardi, no? Per lui tre zeri in più, tre zeri in meno, no? Pensate quanto era incoglionito questo, che già quello di prima, no? Che era seguito da un casalino, non era messo bene. Quest'altro, alla grande proprio, no? A proposito, Draghi, Goldman Sachs, per sapere esattamente chi è la Goldman Sachs e come viene definito Draghi, un altro presidente emerito precedentemente, napoletano, Cossiga, che proprio uno stinco di santo non era, definiva Draghi un vile affarista,
che se fosse diventato presidente del Consiglio dei Ministri dell'Italia, avrebbe svenduto pezzo per pezzo l'Italia ai suoi degni comparuzzi della Goldman Sachs, testuali parole di Cossiga, un vile affarista. Goldman Sachs è considerata la banca più potente del mondo, quella da cui, tra consulenti e dipendenti, sono venuti fuori il maggior numero di ministri al mondo, di tutti i governi del mondo occidentale, in particolare del governo americano, in cui il ministro delle finanze viene sempre da Goldman Sachs di solito, ma anche in Italia, dato che Monti, Prodi è quello che ha svenduto pezzi d'Italia ben prima di quello che farà Draghi, dato che Draghi era presente sul Britannia, dove hanno deciso la svendita dei pezzi d'Italia, che poi è stata attuata da Prodi. Quindi Prodi, Monti, Draghi, tutta questa gente qua, vengono tutti da Goldman Sachs. Poi la maggior parte sono anche Bilderberg, no? 7 volte al Bilderberg è andato il signor Draghi. A proposito, la Meloni che va all'Aspen Institute, a Kostola, come dice Ornella Mariani, Kostola dell'Aspen Institute, brava la Meloni, brava, brava. I finti sovranisti, no? I finti sovranisti che non parlano. Ricordatevi, tutti quelli che dicono di essere sovranisti e non parlano di Giacinto Riti, dell'emissione della moneta dal nulla delle banche centrali, vi stanno pigliando per il culo. Perché o hanno un ritardo cognitivo o vi stanno pigliando per il culo, il che non cambia la sostanza. Lloyd Blankfein, l'amministratore delegato storico della Goldman Sachs, diceva che non possono essere limitati i poteri dei banchieri perché essi adempiono un ruolo fondamentale nella società. Due punti, testuali parole, facciamo il lavoro di Dio. Facciamo il lavoro di Dio. A Goldman Sachs, amministratore storico, Lloyd Blankfein, amministratore storico della Goldman Sachs, ancora oggi presidente senior della Goldman Sachs. Questo. Nato e cresciuto, dove è nato e cresciuto Draghi, quello che farà i prossimi decretini seguenti a Conte, quello che andava in giro con il santino di Padre Pio che lo faceva vedere a Bruno Vespa a Portami la Porta. Questa è la situazione attuale. Comunque adesso vorrei fare un po' di chiarezza sul perché sono morte così tante persone a causa del cortisolo, il cortisolo che dall'11 marzo del 2020 a l'11 marzo 2021 è stato pompato a manetta nelle vene dei vostri nonni, di qualsiasi persona che abiti in Italia, dai giornalai e giornalisti a seguito delle misure del governo. Ma il governo, alla fine, a livello mass mediatico, non vale un cazzo. Che cazzo vale il governo a livello mass media? Fa la sua ridicola conferenza stampa quando enuncia i provvedimenti fatti, addirittura prima era una diretta Facebook fatta da Rocco Casalino, e se veramente i giornalisti facessero i giornalisti e non non so, i pescivendoli, basterebbe che attaccassero in massa tutte le puttanate mega che dice il governo ogni volta che fa una conferenza stampa e il governo avrebbe schiacciato sotto l'adesione di tutto il popolo. Ma peccato che i giornalisti abbiano quello che si può dire in gergo, abbiano un indice di ritardo cognitivo piuttosto elevato, perché per vendere due visualizzazioni in più hanno pompato tutta una serie di cose. Dopo vediamo che cazzo è l'ormone dello stress, il cortisolo e cosa provoca avere il cortisolo a manetta per tutta la vita, per sempre, a livello cronico. Pensate che sia una cazzatina, no? Cortisolo non fa niente, no? Dopo leggeremo anche tutte le malattie derivanti dall'eccesso di cortisolo. Qua stiamo parlando non di un eccesso, di un ipereccesso di cortisolo dal 11 settembre 2020 ad oggi, e figuriamoci domani. È strano che siano morte solo 500 persone al giorno con un cortisolo così elevato. Dopo vediamo quali malattie porta il cortisolo. Avrebbero dovuto venire 1.500, è incredibile quello che. E i giornali adesso diranno, tutti i telegiornali, la D'Urso, tutti i vari cazzari che sono in TV diranno: grazie alle nove, l'11 marzo 2020, grazie al lockdown, grazie a tutti i decretini che hanno portato tutta una serie di vantaggi, abbiamo avuto solo 500 morti al giorno nella fase top, no? Cioè l'inverno. E dopo lì andiamo a vedere. Che cos'è l'inverno?
E chi sono i veri negazionisti? Perché mi dovete spiegare se è certificato dall'Università Italiana, dall'Istituto Tumori di Milano, che il virus circola indisturbato e massicciamente dall'estate del 2019, come mai è stato tranquillo fino al marzo 2020? Quando anche i bambini dell'asilo nido sanno che le influenze fanno i danni quando c'è il freddo, e il freddo inizia in autunno e al suo massimo vigore in inverno. Quindi l'autunno, ottobre 2019, novembre, ottobre 2019, poi arrivano tutti i militari che diffondono ancora più massicciamente, no? Da Wuhan, dopo i campionati militari, il virus in Italia. Quindi novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020, dove cazzo era il SARS-CoV-2? E girava, ha due caratteristiche questa influenza. Muta molto velocemente, cioè cambia lo 0,1% del proprio codice, cambia 30 basi su 30.000 ad ogni singolo contagio, no? Quindi in 3-4 mesi è già totalmente cambiato. Infatti, quando qualcuno ha il Covid, non gli fanno il vaccino se non 4 mesi dopo, perché glielo fanno qua, perché è totalmente immune uno che fa il Covid, SARS-CoV-2, glielo fanno dopo 4 mesi quando è totalmente cambiato il vaccino. Peccato che gli diano un vaccino che è stato fatto sul virus di un anno prima, è già cambiato 3 volte. E quell'affare lì non ti dà immunità, il vaccino, non ti impedisce di essere contagioso, perché con le 3.000 variabili che ci sono continui a essere contagioso. Che cazzo viene fatto a fare? Boh. Perché la Corte dei Conti sta zitta? Perché tanto in Italia la giustizia viene applicata solo dalla Corte dei Conti, perché a livello penale va tutto in prescrizione, a livello civile ci vogliono 10-20 anni. La Corte dei Conti interviene, blocca i beni a pubblico amministratore che ha fatto una stronzata o anche al privato che ha corrotto il pubblico amministratore, ma cioè, stiamo spendendo un sacco di soldi per un vaccino che non crea immunità, non impedisce di essere contagioso al vaccinato. Che cazzo serve? Cazzo serve il patentino? Adesso zona bianca in Sardegna, dove o fai il tampone, o fai la quarantena, o fai il test salivare, nasale, di sto cazzo, il tampone anale come fanno in Cina, o hai il patentino perché hai fatto il vaccino? E ti ci pulisci il culo col patentino perché hai fatto il vaccino, perché adesso è zona bianca, arrivano tutti quelli vaccinati che sono contagiosi, perché non impedisce di essere contagioso il vaccino. Vanno lì e adesso si inculeranno tutta la Sardegna, no? Perché poi la gente mangia male, la gente non sta bene, ha due o tre malattie, è normale che gli dai un picco di cortisolo perché c'è il... Andiamo a vedere bene che cazzo è sto cortisolo e perché il picco ammazza. Allora, fino a marzo 2020 il SARS-CoV-2 ha dato problemi solo in due cazzatine, a Volgane dov'era? Perché nel picco di freddo non ha fatto niente? Andiamo a vedere. L'anomalia vera dei morti, non c'è nessuna anomalia di morti fra il 2019 e 20, a parte che in Lombardia, ma in particolare dove? Un picco a Brescia e un grande mega picco a Bergamo. Che è successo a Bergamo e Brescia? C'è stato un notevole uso delle vaccinazioni stagionali dall'influenza, ma a gennaio e febbraio, andate a vedere, c'è stata una mega massiccia vaccinazione per la meningite. Dopodiché abbiamo il boom a Bergamo, le bare di Bergamo, tutti i mass media che erano lì che godevano, le bare di Bergamo, boom, boom, boom. Le bare di Bergamo, boom, 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 cortisola manetta, cortisola manetta, cortisola manetta, stato di guerra, 11 marzo, 11 marzo, stato di guerra. Lockdown, arresti domiciliari, assenza di socialità. Cortisola manetta? Si chiama cortisola manetta? Ma non è cortisolo quello che è normale che c'hai al risveglio, che cala la sera? Ma col cazzo che cala la sera? La sera non puoi uscire, non puoi cercare l'endolamine, perché già c'è le catecolamine per i cazzi tuoi. Se già sei stato per i cazzi tuoi, catecolamina manetta, perché il cortisolo non esce da solo. Esce con l'adrenalina, la non adrenalina, catecolamine, neurotrasmettitori del malessere, che il malessere può essere soggettivamente, può essere depressione, violenza. Come dice Gratteri, sono aumentati il consumo di alcol, di psicofarmaci, di droghe, lo Stato fa pippare i vostri figli. Di cocaina, perché nel 2021, cioè dai, cioè la polizia deve essere veramente incapace di intendere di volere per non aver ancora estinto il traffico di cocaina. E gli fa pippare l'anidride carbonica. Quindi, per
di carbonica non fa bene, non fa bene. Quindi diminuzione e conseguente diminuzione dell'ossigeno, noradrenalina, adrenalina, cortisolo, amanetta, amanetta. Che succede? Volete che vi legga tutte le patologie collegate all'eccesso cronico di cortisolo? Ve le leggo. Allora, disturbo del sonno, iperinsulinemia, iperglicemia, perdita muscolare, sovrappeso, stanchezza cronica, disturbi della memoria, sindrome metabolica che è gravissima, riduzione del testosterone, obesità. Disturbi gastrointestinali, ipertensione, cefalea, depressione, problemi psichici. Aterosclerosi, aumento del rischio cardiovascolare attraverso l'aumento dell'ipertensione. Indebolimento del sistema immunitario. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Tutta sta gente, ma voi pensate veramente che la gente mangia male, ha 70 anni, ha due o tre malattie pregresse, arriva l'inverno, arriva all'eccesso di cortisolo, ma come cazzo, cioè, ma dove, quanto pensate che riescano a vivere? Stato di guerra? Lockdown alle 22? Cioè, quanto cazzo. Ah, poi osteoporosi, dimenticavo, giusto, no? Così tanto per non farci mancare nulla. Sistema immunitario, a puttane, è a puttane il sistema immunitario. La tempesta citochimica, sistema immunitario, a puttane, con tutto il cortisolo a manetta. Lo capite? Non è il cortisolo quello minimo che serve al risveglio, che serve nei momenti di necessità. Cortisolo a manetta, cronico. Cioè, volete che ve lo rilegga? Lo capite che cazzo vi fa? Com'è possibile che gente che ha 70 anni vive col cortisone a manetta sia ancora viva? Ma chi l'ha uccisa sta gente? Il ritardo cognitivo dei giornalisti. Perché chi è che ha fatto la campagna mediatica del terrorismo? Un anno di terrorismo? I giornalisti. Perché da solo il governo non ce la può fare. Se fossimo in Svizzera, per esempio, il governo se facesse una campagna di terrorismo, i cittadini stessi continuerebbero a umiliare il governo. Perché in Svizzera, unico paese al mondo, se i cittadini vogliono, prendono quattro firme, fanno un referendum e si inculano il governo. Funziona così. Tra l'altro, non è che gli svizzeri sono tutti Einstein, sono gente normale. Però hanno lo strumento, causato da un processo storico, da una situazione orografica particolare del loro paese, hanno lo strumento che si chiama democrazia diretta svizzera, che si esplicita nel referendum legislativo svizzero. Hanno lo strumento, lo usano. Guarda caso, sono stati gli unici al mondo a fare un referendum contro il signoraggio bancario delle banche centrali che si chiama moneta intera. E sono, perché le banche sappiate che creano i soldi dal nulla, non ce li hanno in cassa, creano soldi dal nulla, poi ve li danno e poi voi dovete ridare i soldi veri. E adesso sono gli unici al mondo che hanno depositato una marea di firme per contrastare le misure anti-lockdown, per revocare, per fare una legge che tolga il governo il potere di attuare misure restrittive in caso di pandemie leggere con una mortalità dello 0,00, quella che è il Covid, del SARS-CoV-2 che porta al Covid. Quindi il problema qual è? Che noi confiniamo con la Svizzera. Quindi se un politico non vi parla del fatto che noi dovremmo fare un copia e incolla dell'intero sistema politico svizzero, è un pezzo di merda, vi piglia per il culo o è un ritardato. Non esiste. Cioè, confiniamo con la Svizzera, non è che siamo. Perfino la Mongolia ha mandato i propri emissari per studiare la democrazia diretta svizzera. Perfino i mongoli. No, l'italiano confina con la Svizzera. Che cazzo è un referendum svizzero? Ah, che è? Cioccolato? Novi? Gli svizzeri hanno raccolto le firme per fare il referendum che tolga al governo i poteri di limitare le libertà civili e personali in caso di pandemie ridicole, nel senso che hanno un tasso di mortalità dello 0,00, quello che è. I veri negazionisti, chi sono i negazionisti? Quelli che negano che il virus stia circolando dall'estate del 2019. Spiegateci, com'è? Com'è che non è morto, non c'è stata tutte queste morti nell'autunno del 2019, nell'inverno del 2019?
Com'è che da quando è stato alzato il livello di cortisolo a manetta con l'11 marzo del 2019, con gli arresti domiciliari, le bare di Bergamo? Questo è genialato, no? Questo, le bare di Bergamo, boom! Cioè la metà degli italiani sono ancora sotto shock col cortisolo a manetta per le bare di Bergamo e sotto ansia, depressione, bla 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 bla. Vi piace un mondo così? Volevo comunque leggere un particolare paragrafo scritto dal giudice Giorgianni insieme al medico Bacco, dove si parla del land grabbing. Il land grabbing, hanno messo anche la nota, vi leggo la nota, ossia rapina delle terre, un meccanismo dell'agrobusiness. Dopo vediamo chi è l'agrobusiness, non è l'agricoltura, l'agrobusiness è l'allevamento. Ricordate la zoonosi, tutte le malattie del mondo derivano dalla zoonosi? Anche il land grabbing, rubano le terre ai poveri in Africa, in Sud America, in Asia. Un meccanismo che comporta la sottrazione delle terre attraverso l'esproprio, l'affitto o la cessione per cifre irrisorie alle popolazioni locali in favore di grandi multinazionali e governi esteri. Questo fenomeno è soprattutto presente in Argentina. Grandi allevamenti in Argentina, no? Messi bene in Argentina. Nel sud-est asiatico e in Africa, dal Sudan al Mozambico, passando per il Kenya e l'Etiopia. In particolare qua Giorgianni e Bacco scrivono, è un capitolo contro l'OMS dove si parla di cose inenarrabili, tipo che il capo dell'OMS avrebbe regolarmente impiegato circa 200 milioni di dollari nell'anno in spese di viaggio, più di quanto non utilizzi per combattere alcuni dei maggiori problemi di salute pubblica, tra cui l'AIDS, tubercolosi, malaria, insieme. A proposito, l'AIDS, epatite C, sono anch'essi virus con l'RNA che muta. Ci sta il vaccino? Cioè, hanno speso 40 miliardi, ci sta il vaccino? Questi hanno, più o meno è analogo al SARS-CoV-2, il fatto che muti. C'è sta il vaccino per l'AIDS o per l'epatite C? No. E allora che cazzo è sto vaccino che hanno fatto non rispettando tutte le tempistiche fatte per fare un vaccino? La Svizzera ha appena ritirato il vaccino AstraZeneca, per dire, i morti in Norvegia subito dopo che si sono fatti il vaccino. Quindi stiamo parlando di Margaret Chan e l'elezione di Ghebreyesus, quindi da una cinese si è passati a un etiope. Il fatto è che in un articolo viene riportato a titolo di esempio un viaggio del capo dell'OMS in Nuova Guinea per la celebrazione del primo vaccino al mondo contro l'Ebola, maggio 2017, durante il quale avrebbe soggiornato nella suite presidenziale dell'hotel Pan Kamayen, con tanto di bagni in marmo e una sala da pranzo per 8 persone, che da listino costerebbe 900 euro a notte. Questa è l'OMS, ok? Quindi i soldi di Bill Gates, com'è che lo chiamano? Bill Gates, vanno a finanziare 900 euro a notte il capo dell'OMS con i bagni in marmo. Comunque, questo è il capitolo. Il paragrafo dice: nei limiti della politica di investimenti cinesi, unitamente alla crescita del cosiddetto land grabbing, abbiamo detto, quando, a causa degli allevamenti, gli allevamenti. Noi abbiamo 5 miliardi di ettari vivibili dall'uomo su questo pianeta. L'88% è totalmente in mano agli allevamenti, perché il 66% ci sono proprio gli allevamenti sopra, il 22% ci sono le coltivazioni di semi tipo la soia, con cui vengono ingozzati a forza le povere mucche e tutti gli altri animali che sono erbivori, dovrebbero mangiare la carne, no? Poi vi lamentate che c'è la mucca pazza, no? Rimane poi un 12% per l'agricoltura normale per noi, per la specie umana, e noi viviamo nello 0, nello 0, degli ettari calpestabili dall'uomo. In tutti questi paesi poveri, le società di coltivazione vanno lì, stuprano, cacciano i piccoli proprietari terrieri, tipo in Argentina, famosissima la situazione dei Benetton con i proprietari terrieri argentini. Pazzesca sta cosa. E i bambini, i figli di sti qua, diventano orfani perché i padri non si sa più che fine fanno. Comunque, nei limiti della politica di investimenti cinesi, unitariamente alla crescita del cosiddetto
Land grabbing, strettamente connesso con gli sgombri forzati e l'uso eccessivo della forza da parte della polizia e dell'esercito, fenomeno che produce seri problemi ambientali, quali l'erosione del suolo, la deforestazione, la perdita di biodiversità, la desertificazione. Ricordate, questi sono allevamenti. Allevamenti fanno questo. Va ricercata la causa dell'attuale situazione etiope, perché infatti Etiope è il nuovo capo dell'OMS. Ogni anno il paese deve dipendere dagli aiuti internazionali per sfamare la popolazione. 4,6 milioni di abitanti necessitano annualmente di assistenza alimentare, cosa che rende il paese uno dei più insicuri al mondo a livello alimentare. L'Etiopia infatti si colloca al 174° posto nella classifica UNDP 2015 con un indice di sviluppo umano pari a 0,442 e bla bla bla. Questo per collegare il land grabbing alla zootecnia. Volevo anche parlarvi della situazione in Israele, che è veramente drammatica, se pensate che Israele sta subendo una vaccinazione di massa ed è il paese con la popolazione più sana al mondo. Cioè il 6% degli israeliani è vegano, è una cosa incredibile, con un tasso di crescita dell'1% annuo. E guarda caso è il paese dove c'è la dittatura sanitaria più avanzata. Ma domandatevi il perché. In Italia è considerato che c'è un alto numero di vegani, solo il 2%. E comunque sono 1,5 milioni di persone in Italia vegane. Guarda caso nessun vegano finisce in terapia intensiva. 1,5 milioni di persone. È un indice, una base statistica altissima. Ma tornando a Israele, cioè, è incredibile le interviste che sta facendo Giorgiani ai rabbini ultraortodossi, agli attivisti israeliani per i diritti civili. Cioè, andate a seguire sulla pagina OMV del giudice Giorgiani, che è in collegamento con tutti i movimenti di protesta del mondo, in particolare Israele e i movimenti sudamericani di protesta, è incredibile. La popolazione più sana al mondo. Se ha un 6% di vegani, ne avrà un 10-15% di vegetariani. Ma di cosa stiamo parlando? Ricordatevi anche che se il vostro datore di lavoro cerca di obbligarvi a fare il vaccino, compie il reato di estorsione, perseguibile con il carcere fino a 10 anni. Chiunque con minaccia o violenza tenti di far fare o di far omettere a qualcuno un'azione per trarre per sé o per altri un ingiusto profitto, quindi per altri ovviamente si tratta delle case farmaceutiche, deve andare 10 anni in galera. Ricordatevi questo. E un'altra cosa importante è che, come ha fatto Pietro Moramarco a San Giuliano Milanese, cercate di entrare in collegamento attraverso i social, attraverso WhatsApp, fate gruppi social, Facebook, Instagram, tutto quello che vi pare, perché, non lo sapete, ma a 1 chilometro da voi, anche durante il lockdown, c'è chi la pensa come voi. Pietro Moramarco ha fatto un gruppo a San Giuliano in cui ha scoperto che una marea di abitanti di San Giuliano la pensavano come lui, cioè che erano preoccupati per i diritti civili, no? Anche a seguito del referendum piduista voluto dai grillini delle 5 stelle della bandiera cinese, che hanno portato avanti il programma della P2, il cui punto principale era la riduzione dei parlamentari. Da quel momento lì in avanti, con tutti i decretini, la situazione è molto peggiorata, considerando che ci saranno le regioni medie, piccole medie, che non avranno rappresentanti, non saranno rappresentate intere popolazioni in Parlamento, no? Qui invece che andare verso la democrazia diretta svizzera e fare copia e incolla, stiamo andando alla legge del 1928 di Mussolini, che fece la stessa identica legge, la riduzione a 400 deputati. Stessa legge firmata da Fraccaro, no? Che ha fatto il ministro per la democrazia diretta nel governo Conte 1, cioè qua siamo al top, cioè, ma siamo proprio al top, il ministro per la democrazia diretta che ha fatto la legge che adesso è liberticida e non ci sarà più nessun rappresentante nelle piccole e medie regioni. Quindi, come ha fatto Pietro Moramarco a San Giuliano, createvi anche voi un gruppo social del vostro comune e scoprirete che tanta gente la pensa come voi. Fatevi un gruppo di persone dove la pensate alla stessa maniera e ovviamente tirate fuori dal cazzo tutti quelli che non la pensano come voi, perché in un momento così, con il cortisolo a manetta, se si crea almeno una bolla energetica nel vostro comune,
anche a livello nazionale, di persone che la pensano alla stessa maniera, il cortisolo per voi si abbassa. Per i cosiddetti, come li chiamano, covidioti, mi sembra, o qualcosa del genere, ovviamente in senso greco, no? In senso dell'antica Grecia, no? Dove idiota vuol dire sconosciuto, no? Infatti esistono idiopatie in medicina. Anzi, sapete che le cosiddette idiopatie, cioè le malattie a eziologia sconosciuta, sono la maggioranza. Cioè i medici non sanno la eziologia, cioè devo dire la genesi, da come nasce una malattia. Non lo sanno! Di quasi tutte le malattie. Pensate, cazzo, che sono lo zimbello di tutte le altre facoltà scientifiche, non raccontano a chimica, biologia, fisica, agraria, veterinaria, non raccontano le basi dei carabinieri, quelli che non sono capaci di estinguere il traffico di cocaina. Raccontano le basi sui medici. La maggioranza delle malattie sono a eziologia sconosciuta, idiopatie. Comunque, in questa situazione particolare, in questo periodo storico, dovete assolutamente abbassare le catecolamine, la noradrenalina, l'adrenalina e in particolare il cortisolo attraverso le endorfine. Quindi scoprire che a 1 chilometro di distanza, che mesi e mesi che non lo sapevi, cioè sono persone che la pensano come te, è molto importante per abbassare le catecolamine e il cortisolo. Mentre quelli che rimarranno sempre con le catecolamine alte per 10-20 anni e che rimarranno poi soli, soli, chiusi in casa per 20 anni, sono quelli che credono a tutto quello che dicono i giornalisti, i cosiddetti informatori con ritardo cognitivo, che per fare 2 visualizzazioni in più hanno alzato il cortisolo di tutta l'Italia. E l'Italia che è in crisi economica, dove i piccoli imprenditori stanno per essere pappati, mangiati, grazie ai giornalisti, delle lobby internazionali. Gratteri allude in realtà proprio alle mafie, alla cosiddetta 'ndrangheta, a tutte le altre mafie che ormai si sono inserite nella massoneria, nel circuito economico-finanziario, amici della Goldman Sachs, amici del Bilderberg, amici di tutto. Vi piace un mondo così? Riprendiamo col vaccino, cioè non crea immunità e chi è vaccinato continua ad essere contagioso. Ma spiegatemi, no? Se il virus in 3 mesi è mutato, come dicono loro, perché se uno ha appena fatto il Covid, a parte che ci sono medici che hanno fatto il vaccino pochi giorni dopo aver fatto il Covid, qua siamo a ritardo cognitivo estremo, cioè, voglio dire, all'esame di virologia avrebbero dovuto essere presi a calci in culo e mandati a zappare la terra sull'Himalaya. Ma siccome fanno il vaccino a chi ha avuto il Covid dopo 3 mesi che l'ho avuto, stanno certificando che il virus in 3 mesi è cambiato totalmente, in base alla loro azione. Se no glielo farebbero dopo 1 anno, dopo 2 anni, no? Il vaccino a chi ha avuto il Covid, no? E, detto questo, vogliamo ricordare che ci sono personaggi vecchi, 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 anziani, vecchi rincoglioniti come Draghi, che dicono che ci sono 2 miliardi, milioni, no, 2 miliardi, milioni in terapia intensiva di italiani. Ma pure Galli, no? Quello che diceva il virologo, che diceva che a marzo 2020 l'Italia è a rischio zero per l'influenza SARS-CoV-2, quando normalmente l'influenza fa più di 6 milioni di contagiati, no? Questo ha detto che lui è al reparto invaso dalle varianti e quindi è arrivato l'ipocondriaco Burioni che gli ha dato ragione tutto. Il peccato è che il giorno dopo nell'ospedale, il direttore dell'ospedale l'ha confutato totalmente. Cioè qua siamo alla follia totale, totale. E vi devo ricordare che la gente sta morendo perché i giornalisti hanno alzato il cortisolo nei vostri nonni. Quindi vi ricordo, il cortisolo provoca disturbi del sonno, iperinsulinemia, iperglicemia, perdita di muscoli, sovrappeso, obesità, disturbi della memoria. Il cortisolo cronico alto, no? Come c'è adesso, come indubitabilmente c'è adesso. Sindrome metabolica, pesantina, eh? Riduce il testosterone, disturbi gastrointestinali, ipertensione, cefalee, depressione, problemi psichici, aterosclerosi, ipertensione, aumento del rischio cardiovascolare, eccesso di cortisolo porta anche all'indebolimento del sistema immunitario. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Ma poi c'è l'osteoporosi. Chiudiamo sulla democrazia diretta svizzera. Gli svizzeri non sono Einstein, hanno lo strumento, lo usano, il referendum legislativo svizzero. Hanno appena votato l'altro giorno per abolire il burqa in Svizzera, cioè per una legge contro la misoginia, dato che l'obbligo per le donne di mettere il burqa è una...
2.725.106 cittadini colpiti dal virus. In questo momento 2.074 sono i ricoverati in terapia intensiva. Ci sono 2.074 sono ricoverati in terapia intensiva. Tanto che cambia? 2 milioni, 2.000, 5.000, 4.000. Cioè, le terapie intensive in Italia oggi, grazie ai meravigliosi tagli, dovuti a questi meravigliosi uomini di finanza soprattutto, sono 5.000. Cioè, noi abbiamo 5.000 letti in terapia intensiva, di cui 2 milioni e passa sono occupati da persone. Cioè, per avere 2 milioni di persone, dice un lapsus, è un lapis. Dove metti sto lapis, Mario? 2 milioni di persone nelle terapie intensive, vuol dire ce ne stanno 20 negli ospedali. Cioè l'Italia sarebbe un ospedale bagnato da 3-4 mari, con par de montagne e piste sciistiche chiuse. Un altro ombriaco, questi non sono in grado di organizzare una partita di calcetto. Vai al campo in 7 e sbagli pure al campo. Altri interessi, perché non sai di che si parla e non è logico. Cioè 2 milioni e passa di persone nelle terapie intensive su una popolazione di 60 milioni. Ma come cazzo? Non è che, perché non ti viene in mente? Perché non lo sai, perché non ti interessa. Questa è la realtà. Voi dormite, eh? Durante l'esproprio. Dormite. Buonanotte.